Capaccio Pesto necessita anche di un cineteatro. Da anni l'ex cinema Miriam è uno stabile abbandonato in pieno centro. Come pensa si debba procedere per dare alla città una struttura culturalmente e socialmente indispensabile? Ma anche qui io credo che ci sia stata una quasi incapacità della gestione da parte del pubblico. Qui si può intervenire in modo veloce, si poteva concedere ai proprietari anche l'utilizzo della perequazione, significa utilizzare quel volume esistente in un altro posto e il pubblico avrebbe acquisito l'intera area gratuitamente, soltanto facendo questa operazione. Come vedete, gli strumenti, da un punto di vista normativo, amministrativo, ci sono tutti, basta solo saperli attuare e utilizzando i fondi europei, che pure qui ce ne sono tantissimi, che sono stati restituiti, intervenire per fare non solo una sala teatrale, ma anche una sala cinematografica a tema. Io immagino Capaccio Scalo, città dei ragazzi, dove ci sia una grande mobilità e soprattutto punto di riferimento di un'intera area che non è solo quella di Capaccio Pesto ma dell'intero comprensorio, e quindi si potrà fare la differenza insieme alla cittadella scolastica, e quindi una riorganizzazione di Capaccio Scalo in termini complessivi, anche perché poi deve dare risposte anche al commercio e tutto quello che genera la presenza di tante persone. Allora, questo è un altro tema, è un po' come la piscina comunale, che da 40 anni si parlava della piscina comunale, si sono fatte delle campagne elettorali sulla piscina comunale, delle promesse, si sono fatte anche, mi ricordo, campagne elettorali per presidente della BCC di Capaccio che volevano fare la piscina comunale. Vabbè, poi la piscina comunale l'abbiamo fatta noi in questi 5 anni. Detto questo, il cinema Miriam, sappiamo benissimo che quella è una struttura di proprietà privata, questa proprietà privata non è un solo proprietario, ma sono tre, quindi in quote un po' variegate. Fino ad ora noi pensavamo, perché lì c'è un progetto di teatro, cineteatro sopra, ma soprattutto teatro, e giù poi attività ricettive come può essere un bar, eccetera, e anche degli uffici. Pensavamo, devo dire la verità, anche con sottosollecitazione nostra dal punto di vista così amicale, perché queste persone si conoscono, ci conosciamo, che loro si mettessero d'accordo, trovassero un accordo per ristrutturare. Intanto sono passati qualche anno. Adesso, visto che la situazione è stagnante, io penso che l'amministrazione deve avere il dovere, entro poche settimane, di pensare a un esproprio. L'esproprio, come voi sapete, è un esproprio remunerativo, non è che tu espropri perché ci fai un teatro comunale e quindi ti vai a prendere con pochi soldi o senza soldi la proprietà. Devi pagare, quindi dobbiamo trovare, come io penso che si troveranno, i soldi in bilancio per l'esproprio. Dopodiché, badate bene, quella è una struttura che mi dicono i tecnici va a terra demolita completamente, quindi si fa un esproprio, si spendono i soldi per fare una bella pulizia, magari si ci farà del prato, e poi il progetto significa un finanziamento che io penso sicuramente che lo prenderemo, però voglio dire i tempi poi saranno questi qua, quindi è inutile che si dice noi, diventare proprietari è una questione di poco tempo, realizzare l'opera ci vuole un poco di tempo in più. E io faccio un esempio, io so che il teatro di Agropoli, Cineteatro Edoardo De Filippo, dal giorno del progetto inaugurazione sono passati 8 anni, quindi quasi 2 consigliature dell'allora sindaco. Questi sono i tempi che mi hanno riferito i colleghi amministratori di Agropoli.